Salve a tutti amici e ben ritrovati, sono Smith Terry ed eccoci qui per un nuovo episodio di Crusader Kings 3. Sono qui con la nostra cara regina Inga, pronta a continuare l'avventura odierna. E allora, la nostra regina ha rimesso in sesto quella che è una famiglia un po' problematica e che stava andando un po' allo spataccio perché troppe morti, troppe divisioni del regno e quindi tante problematiche. È un regno che ha non più forte come un tempo, ma lei ha messo tutto in sesto. Ci si è presi Alba, anche se dalle Marche c'è un po' di scatole. Ci si è presi l'Irlanda soprattutto e il Galles. E ora abbiamo come nemici l'Inghilterra, che tiene alcuni possedimenti, Galway, che è un piccolo regno che possiamo distruggere tranquillamente, e soprattutto la Marca, che è la più forte tra tutte. 8.000 uomini. È davvero tanto. L'Inghilterra è un po' debole, ma dobbiamo stare attenti, ragazzi. Ancora prova a invadere il nostro cugino che mi ha tolto il regno di Galles, ma è molto forte. Lui c'ha, non forte lui, ma delle altre forti, ossia l'Aquitania, che ha 10.000 uomini, e l'Alsazia. Che anzi, l'Alsazia era più debole, l'unico grande problema è appunto l'Aquitania. Una brutta alleanza, ma vabbè, ci torniamo dopo. Idea di concentrarci tutto per tutto da Danimarca, ma come prima cosa punteremo a calmare un po' le acque, sistemare questo interno nostro regno e cercare poi di ripartire con calma. L'ho detto mille volte, ma stavolta è davvero così. Lo prenderemo il regno di Carrick, perché non ha figlie né le sue, questo tizio di Galway, che dobbiamo vassalizzare, ma dobbiamo fare i figli lui, quindi siamo tranquilli. Vedremo un po' questa, come sistemare il tutto. Posso migliorare El Haki? No. Lo lascerei stare per ora. Che duca di Mette. Scusa, a chi appartiene? A lui. E stavo creando loro, scusami. Stavo creando loro, che sono qui. Scusami. Atona che appartiene all'altro regno lì, ok. Perché alcune parti dell'Irlanda tengono la Scozia dopo le conquiste, purtroppo. Questo un po' ci destabilizza l'ordine del regno, ma lasciamo andare. Abbiamo anche pensato che vogliono un posto. La duchessa vorrebbe un posto, ma lei è buona in. Abbiamo già tutti i Powerful Bastard, certo in diplomazia e in Spy Master come spia, però non lo sapremo, magari togliere lei. Lei è un bel 11, certo lei che è meno del 10. Va bene, mentre là il caro Jarl 19. Possiamo fare questo. Ah, lui si è preso il posto perché ovviamente mi ha costretto in qualche modo. Chi c'era prima di te, scusami, come Spy Master, così andiamo a sistemare con lei il rapporto, magari. Lui è un 21, mamma mia. Peccato, peccato davvero. Anche mio figlio è un bel 13, 20 di diplomazia, complimenti. E chi c'era qui? Eccola qui, c'era lei, la contessa Hatburg Grey, a Saturnos, che però potrebbe mettere anche in carcere, addirittura. Perché possiamo farlo? Abbiamo qui il signore di carcere. Più generale, ho revocato il titolo mostratori perché è protetta. Maledizione. E in carcere anche se lo mettere. Va bene, mettiamo play, grazie, si comincia. Si comincia che noi abbiamo un po' di soldi, un bel link. Mi chiama la guerra, il mio alleato contro il Sapmi, che sono abbastanza potenti, non fanno danza con lui, fortuna non ha fatto niente. 5.000 e non aiuta lui per forza. Che poi è l'invasione. Lui attacca il Sapmi per liberarsi. No, si può prendere tutto. No, questo è buono. Questo può essere proprio per avere un alleato più potente, perché appunto lui è, mi sembra sia un vassallo. Dove sta? Scusami. Dove state? Dove sta amico lui? È un dipendente. Però si può prendere tutti i Sammi e questo è molto buono. 4.100 uomini. I Sammi 4.000 pure. Insomma, se la pari, devo dire. Anche un'altra potente, qui 1.800 più vicina. Vediamo, adesso noi non ci pensiamo. Non ci pensiamo, pensiamo a migliorare l'inca di questo regno. Quindi possa sostenere le future battaglie. Di ogni costruire dove manca. Qui manca qualcosa, ma non abbiamo la tecnologia, quindi niente. Manca anche qua, l'inca è nostra. Tutto fatto, il crispino è nostra. Qua non è nostra, Pockington sì, manca qualcosa a Pockington. Ok, Yorvik, fammi vedere la città. Fammi vedere la cittadina. Manca pure qui qualcosa. Gli farei prima qui. Abbiamo due militari e un'economica. Andiamo di economica. Con le pasture lands, i campi da coltivare.
Va bene. Ecco, se una casa, bisogna ci rende questo regno autosufficiente in caso di guerra. Lui vuole un posto. È un bel 19, ma non posso cambiare purtroppo lui. Per quanto tempo? 1100, altri 24 anni. Va bene. C'è un'azione contro di me? Già qui ha costruito? Davvero? Wow. Non ci posso credere. Pure qui dobbiamo fare tanto, ma siamo bloccati. Ci manca sempre. Already costruito in barra, ne stanno costruendo. Non ho capito, vabbè. Lasciamo stare qui. Poi c'è una fazione contro di me. Premio per Irlanda, c'è lui. E questo uomo qui. Lui almeno aiuta almeno. Però sì, qua mi sta rompendo la strada che è molto amato, apprezzato. Ovviamente c'è una cosa. Posso imprigionare 60%. E qui no, perché lo sono già c'è l'appoggio di questi che potrebbero rompere. Lui cosa vuole quest'uomo qui? Impaziente, high level contribution. Possiamo abbassare, si calma un po', perdo solo 60, vassallo, ok, lui si calma un po' così. Questa mi odia a prescindere. E non posso cambiarci neanche il contratto feudale. Cioè, guardate, non posso modificare. È incredibile. E lei neanche ha leve. Nessuna leva, eppure si lamenta. Mentre questa donna qui. Unreformed. In riforma, ok. Crede, cioè lei donna crede nei poteri degli uomini. Complimenti, veramente. Cioè, so, hai regina come te, una capa femmina come te, e tu mi dai contro. Va bene. Qua c'è una sacra figuola. Che governa la cittadina. Va bene. E vediamo come finisce questa guerra qui. Come sta andando? Loro stanno già conquistando alla grande, oserei dire. Potrei anche approfittarne io per fare qualche assedio. Un po' se richiami come quanto spenderei. Dov'è il richiamo? Dov'è il punto rosso che mi interessa? Eccolo qui. Nella parte più nord del regno. Anzi, facciamo una cosa. Posso fare quello a quest'uomo qui? No, vabbè. Proviamo a partire. Farò anche in questa isoletta, ma va bene. Andiamo a 4. E andiamo tutti verso questa tribù. Ci stiamo circa 2 mesi. Mi costano. Non si vede. Vabbè, ho preso un po' di soldi. E sono rosso. Ok, andiamo a meno 12. Ma sappiamo che ci costa 25. 31 per le armate tutte insieme. Lui abbiamo già il contratto. Normal level. Ok, dovrebbe essere più felice ora, no? Ok, hanno fatto io quello, sì. No, 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 sta, vai, vai qui. Già ci manca il cibo, va bene. E siamo quanto? Beh, giorni, oggi siamo giorni solo per conquistare. Che meraviglia questo. Almeno un esercito che può conquistare città, non che sta a mesi per prendere una cittadina semplice. Ok. C'è una città ricca a queste parti, no, vero? Tribù che ci fanno veramente poco. Ok, ora 5 è diminuito. Va bene. Siamo dato anche il nostro contributo. 2 mesi stavolta, però meno il lutto di 22. E siamo messi bene. Con la capitale, non conta la capitale presa. Chi sono questi? Ah, l'uso pure in guerra con i sabbi. Infatti loro penso, sì. Vogliono essere indipendenti? Anzi, lui vuole conquistare la Finlandia. Ma è che regno grande che è la Finlandia. Complimenti. Complimenti. Ma rapiamo qualche anche. Cioè, cacciamo qualche nemico. Ok, Algum presa. 22. E allora, devi andare a prenderci la capitale. Visto che non è stata presa dalle nostre forze. Così da dare un bel punto e riprendere la Finlandia. Però devo farlo. Anzi, poco prendono. Più se battaglia, dai, su. Finiamo noi e poi siete voi liberi di andare. Non vi preoccupate. Task finished, ok. Continuo con la conversione della cultura. Ok,
Norrena, almeno qui nel sud dell'Inghilterra, anche se lei non è adesso true, neanche Norrena, ma va bene così, i conventi del mestiere. Ok, qui voglio passare a lei, perché? E poi posso liberarla, scusami. Chi è questa donna? Ramson. Sì, l'ho liberata. Invitiamo a corte, non lo so, non penso mi serva più di tanto. Io qui sto conquistando, ok, 218 di loot, non lo potete scordare voi, sono potente. Ecco, arriva la Finlandia. Ma qua io sto cercando i Borsch, perché sono io a capo della famiglia, quindi la cultura. Perché mi scopre altro? Lupo finito il lavoro, aspetta. Aspetta che siamo la situazione qui nel nostro regno. Sì, ok, accettiamo la guerra. Islanda contro chi? Contro il nostro vassallo? Spero di no. Prendo 120. Facciamo per trovare un po' di tranquillità. E tu vai qui al nord. Maledizione. Ok, mettiamo un attimo pausa. Allora posso fare centralization per aumentare la crescita. Io il link al più 10 lo lascio assolutamente. E loro sono qui che rompono le scatole. Approfittano della mia assenza. Anche se andando in guerra è un po' una rottura. Però sono 6.000 contro 3.000. Sono in mezzo a questa isoletta qui. Poverino. Poverino. Asa tu non reggesti, mi dispiace, non posso aiutarti. Se ti riuscivi a vassalizzare, è un altro discorso. Allora, qui è stata presa la cittadina. Penso di sì. Infatti, siamo già al 93 e andiamo a prendere questa tribù di Luotka. Abbiamo anche molti. Questo è buono, 15 qua. Facciamo un po' di soldini. La regina, 150, dammi i soldi, amico mio. Ottimo, direi. Mi sono guardato tutti i debiti, 75 per Sofì. Mamma mia, quanti soldi, quanti soldi. Dai, qui 13 di lutto, va bene. Altri soldini facciamo? Aspettiamo che il nostro re si tranquillizzi un po'. Faccio un po' di soldi. Anche se poi prendere il regno. Vabbè, dai, aspettiamo. Che già lui prevede tutto il regno. Cioè, Alge Same Subjugation War. Non capisco cosa sia, va bene. Qui stiamo conquistando. Dai. La guerra deve essere finita ormai. So be it. E lui diventa un vassallo addirittura. Guardate che quanto riprende il nostro amico. Ora abbiamo un alleato. Grazie a noi è fortissimo. Molto bene. La guerra lì penso sia finita, ma non possiamo fermarci purtroppo. Quanti stai? Sono 4 mesi per arrivare. Un lungo viaggio ci costa 11 da possiamo fare. Siamo anche più vicino al suo regno, dobbiamo stare molto attenti che nessuno si intrometta qua a 15. E beh, un po' abbassato i prezzi che non è più re, ma va bene così, dai, 14 si vince da soldi e per intanto noi miglioriamo qui. Non ci vuole bene il nostro. Che cosa possiamo smettere, in effetti? The Mind Conversation. A studio detto mi piace questo aspetto. Tu migliori. Grande, grande, la mia duchessa. Amica mia, ma ti avrei anche un regalo. 150, no, regali no. Mi dispiace. Allora, sì, abbandoniamo però che dobbiamo fare altro, purtroppo. Dobbiamo fare altro. Col concilio mi avrei portato con. Ah, solo zero questo mio campione. Piccolo super per sbrigare per lavoro. Qua tutto ci vogliamo bene, perfetto, mi hanno davvero tanti rapporti con tutti, questo è ottimo. Lui è dentro la mia anima gemella, eh sì, assolutamente. I'm yours, no, cioè, io sono tu altro che bacino. Oh, che bello, sono innamorati, ci sta, dai. Ma Islanda che sta per Islanda? 4.000 uomini, oh. Non mi aspettavo. Che se forse così arrivate dal nulla? 4.000. Complimenti, ma c'è 3.200. Ha un sacco di soldi. Vabbè, io ho aiutato.
ho provato ad aiutare, ma niente. Penso che non mi costa neanche niente il ritiro, perché appunto è un ritiro. Perfetto. Se lui crea il Mogadette non mi interessa, sinceramente. Una volta che i Norreni qui sono andati fortissimi. E se li sbando tutto, quanto ci passa? 3 mesi. Va bene. E con lui 2 mesi. Ok, ora mi rifaccio le truppe. Bene. Però possiamo migliorare ancora un poco, magari. Qua sono al massimo, sì. Ci costa 61 i Wigman, ma... Ok, facciamone tutti. E poi pensiamo a costruire ancora la nostra città. Riduci. Io ho fatto la cavolata di andare lì. Che ne sono 4.000. Sono alquanto potenti loro. È bello che c'è questa alleanza fra il regno di Jorvik, il regno di Islanda e il regno di Sapmi, anzi di Lapland addirittura. C'è questa triplice alleanza che è meravigliosa. Meravigliosa, mi piace. Ok, botte la persa, mi dispiace. Oddio, ti voglio un posto. Allora, tu sei bravo in marziale, più di te. E non sei più powerful vassal. Sei ancora una fazione? No, ora c'è questo uomo qui che vuole il posto. Tutti vogliono un posto. Ma che è questo? Mamma, tutti vogliono un posto. A Wycook o contessa? Allora, mi viene il rapporto con lei, che è mia figlia, no, mia cugina. Facciamo così che c'è la fede e mi viene il rapporto. Allora, lui vuole un posto, potremmo anche darglielo. Lui, 19 diplomazia. Ma che succede? Lei era che mi ricattava, ho capito. Non posso aiutarti, amico mio. Tu hai 16 marziale, 13 diplomazia. Tutti mi vogliono un po' male questi uomini qui. Mi sento migliore rapporto con loro, ci penseremo dopo. Penso migliore rapporto con il nostro sacerdote. E pensiamo poi alla prossima mossa da fare. Se attaccare loro oppure no. Contro questi hanno vinto un'altra partita, penso, che 22, no, solo 6 con noi. Ci dispiace, caro fratello. Lui neanche ci va, vedi? Neanche ci va lui. E allora cosa vuoi da me che ci vado io? Scusami. Posso fare quello che posso fare. Lo sai anche al mio regno, se ti dispiace. Chi è il suo erede? No, vabbè, vediamo un altro pezzo della Danimarca. E che scatole. Chi ha questo? La città di Prowess. Ma dai, un altro figlio. Perché deve rompersi la Danimarca? Aspetta, anche qua con la West Francia. 9.000 e 2.008. E sono un po' impegnati. Però sono anche alleati loro. Devo stare attenti. Potrò fare quella roba perché loro sono impegnati. I loro passare migliori sono un po' più impegnati. Una guerra della Danimarca si potrebbe fare. Vediamo un po' cosa possiamo prenderci. Kingdom no, perché non ci conviene. Il ducato di... ce lo conquistiamo. Possiamo fare questo per ora. 7.000. Speriamo che non ci tolga contro, ma dobbiamo approfittare. Le truppe trovate vicino alla Northumbria. E ci pigliamo la Northumbria così. Rise all here. Tutti qui. E andate. Chissà cosa è al massimo. 7.000 troops. Dovrebbe essere al massimo, diciamo. Mercenari. Ora ce l'ho. Li ho devastato contro i... Non rei. No, fangala, va. C'è ora che ci sono gli uomini, ma siamo contro i re, quindi non verranno mai. Spero che non vengano i danesi, se no siamo messi male. Lo obiettivo qual è? Tutto questo, giusto? Tutto il sud, ok. Però attaccare anche lo dei tori non fa male. Io sì, sono in guerra per cosa? Scusami. No, fidarsi la guerra. Metto un 4. Loot di 4, vero misero? Tantissimo poco, questo è importante. Lo sono. Spero che non siano ostili. La prima è fatta. Ne ho Cumberland. E vabbè, poi ci rompo scatole d'oro. Vediamo un po' di uomini, penso. Non ci va questo. La fazione ancora c'è. È alquanto pericolosa. Lui vuole un posto.
Io devo darlo almeno che 1005 è più, se sono più forte. E ti metto. Ti do il posto a lui. E non posso fare. Qui è più rossa. Maio. Vuoi fare maionese? Ti stai 9 anni. Così si un po' si distrae. Stati in Irlanda, non rompere le scatole. Vai qui, oh. Questo deve essere il muro, il vallo di Adriano, se ricordo male. O l'altro vallo, sono due valli, cioè il vallo di Adriano è quello più famoso che esiste di più, e poi l'altro vallo fatto dall'altro imperatore, mi ricordo ora, romano ovviamente, che andava proprio avanti, ma qui è più semplice, cioè, che punto di vista qui si stringe, c'è cioè, più facilità di controllo. Un'altra perk, popolo pigno, sì, dai così, più 50. Oh, arrivano, arrivano i danesi, arrivano i danesi. Ci mettiamo qui. Vediamo un po' dove vanno. Pigliamo prima che arrivano. Oh, 8.000, tu mi aspetta. Mettiti qua. Sono 8.000. Abbiamo qualche alleato? Gli islandesi. Northumbria. E la Lapponia. Vai così. Conte Gurley. No, aspettiamo un attimo. Chieftain 75. Dammi 75. Nient'altro, ok. No, il re adesso non vuole legare guerra perché è quanto potente. E posso anche impegnare in teoria. E poi sono in guerra. Poi sono 12.000, sono similari. Però l'Aquitania è una rottura di scatole. Chiaramente c'è unico e forte. Ma vediamo di se ci fare qualcosa qui. Ma che loro vengono. Non mi dispiace, ma non posso farci niente. Non riesco a entrare. Questa guerra è un po' inutile, sta isoletto, e che appunto loro hanno un sacco di mercenari. Forse ho fatto apposta avere i mercenari che poi. Ecco, arrivano i Savmi. Arrivano altri danesi, così da nulla. Non ci va questo. 5.900, metti pausa. Vediamo se vengono con noi loro. Che se arrivano con noi. No, se stanno andando. Arrivano altri. Perfetto. Cioè, sono molte truppe persi danesi, oh. Da soli? 15.000? E 1.900. 15.000 da soli. Complimenti. E io devo sbrigarmi. Perché se attacco uno, tutti verranno. Sono quattro truppe molto potenti. Noi siamo solo 7.000. Con l'Islanda e l'Appi sembrano la pari, superiori. Però qui ci fanno male loro. No, 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 dove vai? Fate qua. Mi sa che questa guerra è persa. A prescindere. Quanto 4-5%. Efficienza? Vabbè, affangato, i problemi. No, vabbè, pure loro. Ah, che scatole. White peace. White peace. Non ce la facciamo. Non ce la facciamo, ragazzi. Ha fatto un po' di guerra, ma non ce la facciamo. Loro ci attaccano a noi. Chi sono i nemici che abbiamo? C'è proprio lui. E noi ce ne andiamo qui a casa sua. E mettiamo qui gli uomini fidati. 22, quest'uomo grandissimo. E lei 20, mia figlia. Perfetto. Però questi familiari che rompono le scatole, che vogliono potere. Ok, questa guerra è finita. Vittoria, grandissimi. E allora, chiamiamo i nostri alleati dell'Islanda, no, che sono ancora in guerra, della Lapponia. Call to war. Dai, fate le guerre, dividetevi un poco. Ce l'ho conquistato gli stessi territori. Quanti sono qui? Mille, sono un bel po'. E lui anche le mercenari ha preso. Bene. 4.200 quest'uomo con i mercenari, immagino. Mercenari 2003. In caso mercenari non possiamo. Holy Order non verrà mai. Mercenari. Non ci conviene. Aspetta i nostri alleati. Ok, Vassal Factionalism. To push for the advancement of faction style. Ah sì, questa guerra penso sia. Believing that.
Ok, well, no conviction. She's only human. Convince her to curb this activity. Aiutela forse a affermare che lui è Haki. Infatti, no, è l'altro pure. Right. Ok. Sono 1800. No, sono troppo per noi. Dovete il nostro alleato aspettare. Quella lì è finita. Contessa 34 dammeli. Lo posso chiamare con 1300 uomini. Sì. Chiamiamolo. Lui sta qui per aiutarci. In effetti. Arrivano Sammy? Guarda come arrivano i 6000 uomini Sammy. Arriva, arriva, arriva. Ci mettiamo qui per ora. Tutti vogliono il potere. Tutti vogliono il potere, maledetti. Le rivolte interne ci uccideranno. Qui stiamo. 34 di loot. Siamo giorni. No, 5 mesi. Ci stanno difendendo. Siamo un bel posto, vedo anche quanto siamo. Siamo 9.000, 11.000 circa. Dobbiamo farcela. Aiuto ai luci è servito. Altre alleate, perfetto. Ok, andiamo ad attaccarli. Tu vieni? Sì. Attenzione. Due guerre, non ci vorrà questo. Non ci siamo fregati. Meno male. Ci stanno fregando. Chi è morto? Mio marito? No. Mi dispiace per lui. Meno male che ha vinto sulla guerra perché loro hanno fatto due guerre e le forze più grosse erano contro i più deboli, non che erano più deboli contro i loro più forti, ci sono per fregare. Meno male. E allora, liberiamo questa cittadina in Leinster, che lo hanno solo 13, ma fa tanto già. Ci stiamo un paio di giorni che è bello così, essere veloce a conquistare. Ci voleva. Ci voleva, perché sono così poco? 2006 ora. Ok, iniziamo a salire. E finiamo qui. Qui manca un comandante. Ci mettiamo lo Jarl Hammy. E qui, ok. Siamo tutti forti uniti, dai. Tre generali, uno più migliore dell'altro. Attacchiamo la città di loro. Dai, è così. Dai, è così. Ciao, core. Ci vediamo alla prossima puntata, eh. L'Irlanda è mia e rimane a me. Hai capito? Non sai più metterti contro di me. Ok, force demand e tutti questi. Che bello. Che bello. È un force demand. So be it. Ok. Io provo a farcela, anzi. You eat and rips it blood wings. Oh no, no, le ali di sangue no. Questo l'ho visto nel Nassim qui Valhalla. Lo uccidiamo, grandodino. No, che mi consiglia questo? Ah, lui ha ucciso mio padre. No. Non lo so. Ne ho altri piani. Però wow, le ali di fuoco. Questo non me l'aspettavo. Questa è una bella cosa. Particolare i vichinghi. Vediamo se riusciamo a fermarli prima arrivano le loro forze. L'Islanda non si muove. Sta lì che aspetta. Mandami a fare il lavoro sporco, maledetti islandesi. Hanno rovinato l'Islanda. Eccoli. Allora vaffangala, scusami. Maledetti islandesi. Intanto io ho un bel loot, devo dire. Ok. Allora. A lei la li posso liberare. Allora, abbiamo tutti in carcere. Idea, lui fa solo una cosa. Next release. Renounce claim. E dammi. Non vuoi darmi piccolo hook. Addirittura. Cioè, questo non vuole. Allora,
Leave the prison. Proviamo a fare questo per ora. Che almeno lui è stato spinto dagli altri. Però l'ho ucciso mio padre. Non lo so. Record title. Non posso più farlo, ok. Tu. Chissà perché tu sei lasciato in carcere, un sacco di soldi tu aspetti qui, forse lui era loro. Oh, amico mio. Ma sai, questo piccolo Notre Dame non lo vorrei. Dammi 75, va. Lo vogliamo 150. Andrei che non mi interessa, dammi 150, dai. Senti, penso più ai soldi ora. Perché... Lei è quella del contratto speciale? Sì. Ma lei può darmi... Scusa, quanto può dare lei? 75, dammi un favore. Che è meglio, va. Ransom lei. E lo aspettiamo. Ok, paghiamo per lui 30, dai. Non appena ci sono i soldi. Ok, ma cambiamo il contratto. Dammi almeno un po' di leve. Anzi, dammi il protected. Non posso. Cioè, se metto questo potrei. Non neanche. Non può neanche fare, ok. Perché non posso cambiare? Ma dai! Ma perché? Va bene. Ok, abbiamo ora moltissimi soldi e io già so come investirli. Prima di tutto voi disbandate tutti, sì. Tutti. Ok, e rifacciamoci le nostre truppe. Sono a 7.000, abbiamo una bella forza. Le marche, quanto ho visto, è alquanto pericolosa. Soprattutto i nostri vassalli vengono. Poi l'hanno quella della West Francia, pensate a West Francia, scusami. Ok, allora. L'Inghilterra 3.000, non ha più alleanze. Non ho solo Aquitania, 16.000. Sono 14.000. Io sono 7.000. Sapmi, Lapland 10.000. Sono superiori. Inghilterra. No, prima mi erano un poco le nostre forze e i nostri soldini. Dove vuole un posto? Lei liberiamola. E stai zitto che già ti ho fatto liberare, dai. Non rompere scatole. Volevo un posto, però. L'hai persa, amico mio. E vado a fare lo scaltro. Lui si può sistemare in qualche modo, no? 20. A posto di mia figlia. Lo potrei fare. Mettiamo lui. Domestic affair. Affari domestici. Lui ancora non può dare soldi. Ancora 15. Questo uomo è Lowborn. Che però è un bel 19. Va. Assolutamente prendo un po' di soldi. Ok, se non essere sbandato. Se chiede sto dall'ecci. Dammi 50. Bello. Che bello questo. Ok, Invade Kingdom. Questo è ottimo. Possiamo farvi a mente. Irlanda non è che Britannia, no, l'Inghilterra. Il pezzo grosso. Si può fare, sì. Oh, aspetta che si faccia le nostre truppe nel frattempo. E questa cosa qui, Bolton, no, Leeds, no? Doncaster c'è qualcosa da fare. Non è neanche mia. Ponkington, eccolo qui. Non posso farci niente. Fammi una cosa male. Farmland mi piace. Un altro tratto. Vai così. Ok, Linka dovrebbe ora migliorare, penso. Meno 13, non so perché. Mentre a... Io vediamo un po' cosa posso costruire. Manca un sacco di... Ma dobbiamo costruire, in teoria. Che vuoi tu? 2020 milioni in più. Avevo il poema. Qui 21 e 50 di fede.
Io faccio sicurezza però lanciamento, migliorare con lui e andrei a migliorare un po' l'esercito, se possibile, scusami. Allora, loro sono 5 su 10, 3 su 8, 6 su 8. Migliamo ancora i Pikmin. Migliamo questi a 6, 6 su 10, 6 su 8. E andiamo a creare un reggimento di arcieri. Che forse non ci sono beccato i balestri ancora con il prestimi lotta da 3. Facciamo questo e miglioriamo. Ok. 4 su 8, va bene. Va bene. Abbiamo un bel po' di forze ora. Grande blot, no? Dopione con memoria sempre qua ci sono problemi. Un'altra fazione contro di me. Tu ancora vuoi il potere? Ma cosa volete voi? Ma cosa volete? Tu che vuoi? Voi non posso, no. Grand Vassal. Lui vuole Oriel. Che non appartiene a me, appartiene a... No. Non ci sono tempi da fare. Oriella, che appartiene a lui, a questo uomo. Grand Vassal. Non so quanto come... Sì, però capito che è lui come Powerful Vassal, la cosa buona. E lui è felice. Perfetto. Ulster ora è molto grande, Ulster presta solo questo, invece da Milt e col parte del Connect. Non posso farci niente, ma se un po' lui si calma. Lui può essere anche mio parente, potremmo anche rendere poi il re di Irlanda se facciamo essere imperatrici. E allora, solo lei rimane, quindi solo lei. Che è un 25, lui un 14. Ma mi vuole bene ora, poi vedrebbe 40, aspettiamo un poco. Tu non stai lavorando, continua con la conversione qui del sud. Tu stai lavorando al nord, anzi, dove stai tu? Dove all'Eister, sì. E lui il Maio, sta a Maio. Perfetto, a Moray, no, Maio sta qui, sul nord. Vabbè. Comunque, ragazzi, finiamo qui questo di oggi. Le rivolte ci hanno un po' fatto perdere l'altra bisonda, che... Non abbiamo dovuto fare niente per espanderci, però abbiamo fatto la guerra alla Danimarca, che sono potenti, hanno molti mercenari al loro soldo, 5.000 mercenari addirittura, e questo è un problema. Però ora abbiamo il Lapland, che è potente, l'hanno messo potente a 10.000 uomini, ne ha 10.000, molto bene. Sono mercenari alcuni, 1.300, vabbè. Mentre quest'uomo ha 6.100 senza mercenari, quindi pure è potente. Può essere un buon alleato. Quindi 6.000, 9.000, facciamo 8.500, sono già 14.500. E noi siamo a 8.000, 22.000 uomini. Danimarca può essere un bel passo da fare, perché si sta espandendo fin troppo. E questo non mi piace. Abbiamo fatto anche quella civile, che ci ha permesso di fare un po' più soldi, migliorare ancora di più le nostre truppe, le nostre città. E il prossimo passo, ragazzi, sarà la presa d'Inghilterra. Comunque, fino a qui solo di oggi, invito a lasciare un like, a commentare e dire la vostra. In caso non l'abbiate fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, c'è le notifiche nei video che usciranno. E vi ricordo anche se mi sul canale Viola, dove fai live, e su vari social come Facebook, Instagram e TikTok, così per stare di più sul lavoro e godervi altri contenuti materiali che io caricherò. Vi ricordo inoltre di passare per l'Arcano se vi piace i misteri, l'horror e tutto ciò che mette i brividi, un canale con cui sto collaborando. E ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Da Vossimilitterri, passo e chiudo.